Sconosciuti, stupidi volanti. Qui Palma Vita, siamo base pianeta Plexus. Ho raggiunto il sistema solare terrestre. Contatterò le creature terrestri per esaminarle. Va bene, Digbat, fai un segnale con la mano quando giri a sinistra. Ok, capo. Ti avevo detto di girare a sinistra. Ehi, ma che razza di posto è questo, eh? Dove siamo finiti? Io sono Risan e voi siete sulla mia navicella spaziale. Vi ho scelto per essere sottoposti ad alcuni esami. E cosa vinceremo se li superiamo? Vincerete un viaggio sul mio pianeta Plexus. Che bello, ragazzi! Un viaggio attraverso lo spazio! Prima di tutto abbiamo il test Zaponic a raggi X. A che cosa serve? A questo, io vi farò solamente una fotografia in modo da poter vedere di cosa siete fatti dentro. Una foto, che bello, ragazzi! Aspetta, perché non facciamo una bella foto di gruppo per ricordo? Che razza di pasticcioni siete? Guardate cosa avete combinato! Adesso siamo tutti uguali e voi non siete mai stati così belli. Facci tornare normali, scimunitta. Non temere, penso a tutto io. Ehi, cosa mi combini, sacco d'ossa? No, così penso che non sia giusto. Questi cripse terrestri sono più pericolosi di quello che sembrano. Siamo tutti pronti per il prossimo test, signore. L'analizzatore mi dirà la vostra esatta composizione chimica e i vostri indici vitali. Non c'è nessuno al mondo che non sappia di cosa si è fatto Nobody. Ecco qui, serpenti. Degli lumacchi. E coda di drago. Oh, guardate che buffo. Io so che c'era una coda di drago da qualche parte qui dentro. Tieni le tue ossute manacce al loro posto, altrimenti manderei all'aria il test. Ecco qua. Avete rovinato il mio computer! Mettimi giù, testone, e cercate di metterlo in sesto subito! Non temere! Adesso lo faremo funzionare grazie alla nostra mano computer riparatrice! E ora due bottoni a sinistra e qualche bottone di più a destra! Penso che adesso funzioni! Sembra come nuovo! No! Un pezzo di cretino ha sciupato la possibilità di farci fare un magnifico viaggio. Devo liberarmi di quei eclipse prima che distruggano la mia navicella e anche me e... Eccolo lì, andiamo a prenderlo. Torna indietro, non abbiamo ancora superato gli esami. Tutti questi test mi hanno fatto venire un certo appetito. Su questo bottone c'è scritto pranzo. No, non toccare quel bottone. Non c'è scritto pranzo, ma lancio. Il bottone di espulsione. Finalmente sarò libero. Ehi, facci rientrare. Non abbiamo ancora finito il test. Se vi sottoponessi ad un altro test, sarebbe la mia fine. Mi sento come se mi avessero sfrattato. Non ci pensare, spero di bene, pure il Nobody avrebbe potuto superare quei test. Davvero, io avrei potuto superarli se voi Crips non aveste mandato tutto a monte.